Ancora un successo della Camerata Musicale Sulmonese, il concerto dei solisti aquilani tenuto domenica scorsa nel Cinema Teatro Pacifico a Sulmona. I solisti aquilani si costituiscono nel 1968 sotto la guida di Vittorio Antonellini, su ispirazione e con la collaborazione dell'avvocato Nino Carloni, già fondatore della Società dei Concerti dell'Aquila. Vittorio Antonellini ha condotto la formazione per oltre 30 anni. Successivamente si sono alternati altri direttori artistici fino a giungere a quello attuale, che è Maurizio Cocciolito. Il complesso abbraccia le più diverse epoche musicali, da quella pre-barocca alla musica contemporanea, con particolare riguardo ai compositori italiani. Per l'ottimo livello delle esecuzioni, l'alto numero di concerti effettuati, l'ampio repertorio e l'unanime consenso di pubblico e di critica, i solisti aquilani hanno conquistato una precisa posizione nel quadro delle più prestigiose formazioni cameristiche internazionali. Sono stati protagonisti di numerose tournée sia in Italia che all'estero. Nel 2009 i solisti aquilani hanno ottenuto un concerto a New York nel Palazzo dell'ONU. Nel 2014 hanno eseguito brani del compositore ungherese Peter Etops, alla presenza dello stesso autore. I solisti aquilani nel concerto sulmonese hanno eseguito un programma interamente immerso nel barocco italiano, il concerto grosso di Arcangelo Corelli e le quattro stagioni di Antonio Vivaldi. In realtà si tratta di quattro concerti distinti, scritti sulla scorta di altrettanti sonetti di autore ignoto ed ispirati ciascuno ad una stagione dell'anno. Costituiscono uno dei primissimi esempi di musica descrittiva. Solista al violino Daniele Orlando. Un concerto di notevole spessore artistico che ha portato il pubblico nello splendore del periodo barocco. Il competente pubblico sulmonese ha molto gradito il concerto, tributando agli esecutori numerosi, convinti applausi.